benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo un video dove parleremo ancora un'altra volta di Stellantis, di quello che è successo negli ultimi giorni, perché ragazzi, sebbene Stellantis dice che vuole produrre 1 milione di auto in Italia, beh, sembra che la realtà sia molto molto più diversa. Io direi che sembrano puntare molto di più verso l'andarsene del paese piano piano che a produrre più auto. Senz'altro ragazzi, andiamo a vedere quali sono le novità in questi ultimi giorni. Principale novità, la vendita della Comau, che non è una notizia del tutto, insomma non è una notizia positiva. Andiamo avanti ragazzi, andiamo a vedere un po' che cosa ha deciso di fare Stellantis. Allora ragazzi, One Equity Partners investe in Comau per favorire una maggiore crescita del leader italiano dell'automozione. Insomma, fondamentalmente quello che ha fatto Stellantis è vendere una compagnia che era nel suo potere, che si chiamava Comau. Era una piccola azienda che insomma apparteneva al gruppo Stellantis, che era l'incaricata di fare robotica. E beh ragazzi, era molto molto importante perché, come ho detto, tutti i robot per quanto riguarda la produzione industriale dei veicoli vengono fatti dalla Comau. Che cosa succederà ora? Beh, allora, questa azienda può essere venduta, sebbene al governo questa cosa non vada molto giù. Allora, che cosa ha deciso il governo? Che cosa vorrebbe fare? Beh, applicare quello che si chiama la Golden Power. Che cosa è la Golden Power? Beh, ragazzi, ve lo spiego. Beh, abbiamo qua la Camera dei Deputati che ci propone una spiegazione migliore di quella che potrei fare io. Allora, per poteri speciali o Golden Power si intendono tra gli altri le facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisto di partecipazione, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. Ovvero ragazzi, quello che vuole dire è che lo Stato può fondamentalmente dire la sua per quanto riguarda il destino di certe compagnie che sono considerate strategiche per lo sviluppo del nostro paese. E in questo caso quello che vorrebbe fare lo Stato italiano è un po' vedere come andrà avanti questa fusione, questa vendita, diciamo così, di Stellantis di Comau. Questa vendita, devo dire la verità, a me molto non mi sorprende. Infatti ragazzi, devo dire la verità, questa non dovrebbe essere l'ultima compagnia ad essere venduta. Una volta Marchionne è morto, praticamente abbiamo visto farsi certe mosse dentro del gruppo Stellantis all'epoca FCA, che erano già state un po' strane, non presagiavano nulla di positivo. La prima è stata la vendita della Magneti Marelli, che di nuovo a quell'epoca apparteneva alla Fiat, al gruppo FCA, e Marchionne non voleva vendere, ma una volta morto lui è andata questa azienda. Dopo ragazzi, ora è toccato di nuovo a questa azienda che è la Comau, e dovrebbe arrivare anche un'altra azienda che magari è a rischio di vendita pure quella. Ci sono molti articoli, molti di questi interessanti, come quello del Corriere della Sera, dove dice che il potere dello Stato italiano per quanto riguarda questa vendita è molto limitato. Devo dire la verità, non penso che lo Stato italiano farà un granché, considerando che l'acquirente è una compagnia americana e che tutto sommato dovrebbe garantire qualche livello di occupazione. Come ho detto, la vendita della Comau, oggettivamente parlando, magari non sarebbe la fine del mondo, perché in Italia impiega pochissime persone, non pochissime, ma circa 350 se non erro, mentre nel resto del mondo sono intorno alle 4.000. Come detto qua, in questo articolo si vede che si vuole cedere più del 50% della compagnia di nuovo a questa azienda americana. Lo Stato avrà di dire la sua, lo Stato può applicare, se non piace questa fusione, una multa pari a circa il 3% del fatturato. Comunque ragazzi, ho il dubbio che lo faccia, perché come ho detto è un'azienda americana e ho dubbi che si faccia qualcosa. Andando a vedere ragazzi, io ho sempre detto che
il settore dei fornitori è molto molto importante, il settore manifatturiero dell'auto, perché non è solo l'auto ad essere prodotta che genera un sacco di lavoro, ma sono tutti piccoli altri fornitori che insomma danno un sacco di parti perché la macchina venga fatta. Insomma, una macchina, ragazzi, ha un sacco di componentistica che arriva di molti piccoli fornitori. Questa è una cosa che sta cambiando, ma è così. Pensate, ragazzi, che in questo articolo di Economy Hub lo dicono molto in chiaro: circa il 70% del valore aggiunto di una passenger car viene da componentistica realizzata da fornitori di primo e secondo livello. Gli OEM sono innanzitutto progettisti e assemblatori, e in questo ruolo dipendono in modo determinante dai partner industriali che consegnano loro ruote, gomme, acciai, elettronica da bordo, sedili come la Lear, vernici, bla 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 bla. OEM, ragazzi, è Original Equipment Manufacturer, insomma, genera tanto tanto lavoro. Ora, ragazzi, vi voglio proporre anche un'altra cosa che sto vedendo e non so che cosa succederà, ma vi voglio far vedere una cosa. Questo è il prezzo della Panda italiana, la nostra Panda, che si chiamerà Pandina perché arriva una nuova Panda che sarà molto più grande che la grande Panda. Allora, guardate il prezzo di listino, 15.900 euro. Allora, prima cosa, come potete ben notare, dopo, ragazzi, ci sono incentivi, ma questi non li dobbiamo toccare. Diciamo, il prezzo base della macchina della Panda italiana sono 15.900 euro, sì? Beh, fate attenzione al prezzo della grande Panda. Insomma, tuttavia non è stato annunciato al momento di farsi questo video in maniera ufficiale, ma si vocifera che potrebbe avere un prezzo di partenza di circa 16.000 euro. Attenzione, ragazzi, perché se questo è vero, la strategia di Stellantis sarebbe quella di cannibalizzare le vendite della Panda italiana, la Pandina. Se tu li metti allo stesso prezzo, la Panda della Serbia, che è quella di nuova generazione, che sarà molto più grande, costerà praticamente la stessa cosa, ma sarà più grande. E attenzione a quello che dirò ora: se il pubblico italiano accetterà questa macchina senza se, senza ma, e l'acquisterà in un volume talmente importante di fare che la macchina prodotta in Italia perda quota di mercato, io direi che per l'Italia produttrice di auto, diciamo, di auto popolari, no, di auto a portate di tutti, è finita. L'unica ragione per cui noi continuiamo a produrre la Panda italiana, la Pandina, è perché 100% ammortizzata. Insomma, costerebbe di più spostare la produzione altrove che continuare a fabbricarla qua. Quindi, cari amici, cari consumatori, il destino del Made in Italy per quanto riguarda la produzione di auto Stellantis è nelle vostre mani. Se acquistate la Panda della Serbia e fa molto bene in Italia, è molto probabile che si finisca per un processo di deindustrializzazione abbastanza più massiccio di quello che verremo altrimenti. L'idea di Stellantis per me è molto chiara: andarsene del paese, anzitutto per quanto riguarda ricerca e sviluppo e la produzione delle macchine che sono popolari. E queste macchine sono più popolari, sono quelle che generano tanto volumine, quelle che vendono tanto tanto, e queste sono quelle più importanti perché generano molto molto più lavoro rispetto a produrre per esempio un Alfa Giulia, dove si vendono molto meno macchine all'anno. Quanto tu più produci, ti servono più operari, sì? Beh, importante dire questo concetto. Dopo, ragazzi, vi voglio proporre questo articolo bellissimo di Industria Italiana, dove già si parlava di questo. Questo è un articolo del 2019, dove si parlava, 2018, scusatemi, dove si parlava della vendita di Comau e di Techseed, che dovrebbe essere la prossima azienda ad essere venduta da parte di Stellantis. Questo è un articolo del 2018, ragazzi, e il copione è perfetto, si va sempre avanti, come dice qua. Quindi Magneti Marelli, Comau, dovrebbe arrivare anche la Techseed a breve.
Ragazzi, già fuori da quanto è la Comau ci sono altre notizie. Una di queste ha a che fare con auto bianchi e innocenti, perché come avete sentito un paio di giorni fa, la nostra Premier è andata in un viaggio in Cina. L'intenzione sarebbe quella di attirare nuovi investimenti in Italia. Nuovi investimenti in Italia perché, ragazzi, nel settore dell'auto sarebbe molto molto importante. Nel caso non lo sapevate, diciamo che l'Unione Europea ha deciso praticamente di punire le aziende cinesi in Europa, ha aumentato i dazi in modo sproporzionato, perché diciamo i cinesi, i costruttori cinesi fanno concorrenza sleale. Un'indagine della UE che è durata più di 2 anni più o meno, e si è determinata questa cosa qua, e io penso che sono stati applicati molto molto bene questi dazi, altrimenti si rischiava un macello. E ma anche con questi dazi qua fondamentalmente non è che a Tavares l'interessa produrre in Italia. Allora, che cosa vorrebbe fare il governo italiano? Vorrebbe cedere 2 marchi che sono nella loro proprietà intellettuale, che sono Auto Bianchi e Innocenti. La risposta di Tavares non si è fatta aspettare. Lui ha detto: posso confermare che quell'ipotesi non si è concretizzata, e se un giorno si concretizzerà decideremo tutto ciò che dobbiamo decidere. Se dovesse succedere, ci sarebbero tutti i termini specifici che possono essere applicati a un atto di quel genere. Insomma, ha detto tutto e non ha detto nulla. Dopo, ragazzi, se io sono sempre propenso a criticare Stellantis, quando deve essere criticata gli do quello che, insomma, cerco di essere oggettivo al 100%. Bisogna anche dire la verità: tutte le colpe non sono di Stellantis, nel senso che c'è stato un problema molto molto grave di base, ed è quello del crollo del potere d'acquisto degli italiani. Allora, questo articolo di Dirigenti Industria si parla di un crollo del potere d'acquisto dell'italiano che va intorno al 50% negli ultimi 30 anni. Allora, dipende, ragazzi, da dove prendi queste cifre. Altro Consumo aveva fatto un sondaggio simile. Si parlava nel sondaggio di di Altro Consumo di un crollo del 35%. Quindi, da dove prende queste cifre cambia. Ma comunque, ragazzi, c'è stato un crollo in termini reali del potere d'acquisto di un italiano medio. Quindi, la macchina ormai è da ricchi. E questo, ragazzi, è un problema importantissimo. Se la classe media continua a crollare per una classe dirigente politica che non è all'altezza, io la ritengo tra le peggiori probabilmente dell'Unione Europea, si andrà avanti così. L'italiano, che ogni volta è più povero, ogni volta si distrugge di più il ceto medio, la classe media, si mettono delle misure che non hanno alcun senso, stanno portando alla distruzione, anche questo, alla distruzione dell'industria dell'auto, perché semplicemente, ragazzi, ogni volta si producono meno auto perché la gente non se li può più permettere. Questa è un'altra cosa che non viene detta abbastanza: la gente diventa ogni volta più povera. Il costo di una Panda nel 2004, ragazzi, era di 7.900 euro circa per il modello più base. Avete visto nel prezzo di listino ora la Fiat per la pandina più base, 15.900 euro. Quindi, ragazzi, a tutti gli effetti questo è un problema importantissimo. Il prezzo delle macchine quasi quasi è raddoppiato, mentre, ragazzi, alla fine il potere d'acquisto di un italiano non è cresciuto, anzi il contrario. Quindi, ogni volta più poveri, come fa la gente ad acquistare la macchina? È ovvio che è una conseguenza la deindustrializzazione del paese. A me questo, ragazzi, fa molta molta paura. Se l'Italia non cambia, ragazzi, non cambia atteggiamento, se non comincia a incentivare e a fare qualcosa per quanto riguarda gli stipendi, qui finisce davvero finisce molto molto male. Allora, andiamo avanti e vediamo anche un'altra cifra. Stellantis fa delle promesse, scusatemi, di 1 milione di auto prodotte all'anno, ma ragazzi, questa è la realtà. Primo semestre
25% di crollo della produzione di auto in Italia. Ragazzi, questa è la situazione attuale. Più che dimezzata la produzione di Mirafiori e Melfi. Allora, Mirafiori e Melfi ne dobbiamo parlare dopo. Mirafiori, ragazzi, anche la Maserati ha avuto un problema importante. La Maserati non vende praticamente niente. La Maserati anche è messa in una situazione molto molto difficile, perché Tavares sta esaurendo la sua pazienza e qualcosa dovrà succedere con la Maserati. O verrà ceduta la Ferrari, se la Ferrari è il can vuole, o altrimenti verrà messa in un cassetto magari fino al 2029, quando dovrebbero arrivare nuovi prodotti. Ne dovremo parlare più avanti in dettaglio, ma non voglio che questo video vada molto per le lunghe. Allora, per quanto riguarda l'accordo che si vuole fare con i cinesi, fondamentalmente Urso su questo è stato furbo e ha detto: i cinesi sono più avanti sulla mobilità elettrica e sulla tecnologia green. Questo non è molto vero, veramente non lo è. Stiamo parlando di portare queste tecnologie in Italia, ospitando chi vuole fabbricare con le regole europee, prodotti con componenti italiani e con lavoro italiano. Ho sempre detto che non è la stessa cosa produrre una macchina che assemblarla, sì? Assemblare una macchina è quello che fa la DR, praticamente ti porti tutti i pezzi come se fossero dei Lego e qui in Italia li metti tutto insieme, nemmeno li vernici le macchine, non fai niente. Invece produrre una macchina è diverso, perché la componentistica verrà fatta in Italia. Si parla circa, ragazzi, che se questa mossa, se arriva, il governo italiano punta alla Dongfeng, si potrebbero creare circa 12.000 posti di lavoro. Sì, perché ci sarebbe anche molta più componentistica. Si vedrà, ragazzi, si vedrà, perché i costi di produzione in Italia sono altissimi. Un problema molto importante che ha l'Italia è il costo dell'energia. Il costo dell'energia è molto molto alto. Si dovrebbe puntare a fare energia molto più economica, ma non si fa niente. Per l'Italia nulla importa. E va bene, se non vedi i problemi che hai, allora difficile, difficile andare avanti. Come ho detto qua, un altro articolo, questo del Huffington Post, dove si parla di questa cosa qua. Urso su questo, veramente dobbiamo dire che sta facendo almeno le idee li ha chiare su questo, bravo, perché sì, è importante che la componentistica di queste macchine cinesi che verranno fatte in Italia, se verranno mai fatte, venga prodotta in Italia, perché questo è quello che genera valore. Un'altra cosa, ragazzi, che voglio dire è la ragione dietro queste mosse della Cina, perché la Cina è talmente ora talmente forte, e una delle ragioni è perché, ragazzi, praticamente processa tutti i materiali, tutte le materie prime. Per questo è molto molto forte, non solo fa quello, ma anche le sussidia per la loro industria. Quindi l'Unione Europea come fa a competere? Molto difficile. E dopo, ragazzi, Stellantis, la fabbrica di Melfi chiusa fino al 26 d'agosto nel 2025, la nuova DS. Di nuovo, ragazzi, macchine di nicchia non genereranno un volume enorme. Se tu non generi un volume alto, se non produci molte macchine, ci sarà sempre meno necessità di avere impiegati, quindi è facile da intuire. Allora, ragazzi, conclusione di questo video. La situazione non sembra rosea, si fanno delle promesse per quanto riguarda volume di produzione che sono irraggiungibili, in parte perché, dobbiamo dire la verità, l'Italia ha le sue colpe. Il crollo del potere d'acquisto di un italiano lo rende ogni volta più povero, e questo ovviamente non aiuta per niente. E dopo, ragazzi, c'è anche il fatto che prima le aziende avevano una funzione sociale, ogni volta questa funzione sociale sta scomparendo. Lo Stato italiano non ha nessuna leva sul destino di Stellantis, e senza questa leva che ha lo Stato francese, ogni piccolo investimento che dovrebbe essere fatto verrà dirottato verso la Francia, che è il paese che farà tutta la ricerca e sviluppo per quanto riguarda le nuove piattaforme, nuovi motori di Stellantis. Beh, ragazzi, si vedrà un po' come va avanti questa situazione.
Sarebbe interessante parlare della Maserati, magari lo farò in un altro video, ma mi pare che per questo è tutto, perché altrimenti si va molto sulle lunghe. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, vi auguro a tutti una bellissima giornata e fatemi sapere la vostra nei commenti come sempre. Un saluto a tutti, alla prossima!